del programma, credo che sia una cosa veramente eccezionale, e non dico altro, lascio la parola a te. Grazie, che gentile. Non sapevo di avere la possibilità di tornare indietro nel tempo. Comunque sì, la rassegna Tenco di quest'anno, che di cui qui davanti c'è una piccola mutandina, che sarà come sempre d'abitudine in questa casa che ci ospita tantissimi anni, ne siamo lieti, sarà il 18, 19 e 20 di ottobre, i prossimi 21. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, se qualcuno ha avuto già modo di vedere gli artisti che sono coinvolti, sono a mio avviso troppi, sarà difficile, faccio già un appello al pubblico e a coloro che può interloquire col pubblico di venire in teatro all'ora giusta, perché bisognerà iniziare veramente alle 21, non come d'abitudine in Italia che poi si inizia una mezz'oretta dopo. O il quarto. Esatto. Ci sono tanti artisti, credo che valga la pena venire, saranno tre serate intense. Non posso citarli tutti e non voglio citarne qualcuno, ma credo che effettivamente ci sia tanto da vedere, da ascoltare e da gioire. Manifesto. Io il primo, perché è Adamo, perché volevo ricordare un suo concerto storico di circa 35 anni fa, con tutto esaurito, e quindi questo suo ritorno in questo teatro credo che abbia dei significati, quindi a questo punto lascio a te la parola, perché non me l'ho fatto io. Quindi. Non vale però così. Sì, Adamo direi che quasi appartiene anche alla mia gioventù, perché era famoso, molto famoso in Italia quando io ero decisamente più giovane. È però un artista chiaramente in attività, molto noto anche all'estero, riceve un premio Tenco per tutto quello che ha fatto in carriera, e riteniamo che fosse doveroso ricordarlo e farlo venire qua. Operazione che penso che sia proprio una delle operazioni classiche che competono al Tenco, fare cose di questo tipo e invitare artisti che hanno lasciato il segno nella storia della musica italiana e mondiale. Grazie. A voi. Se non ci sono degli altri nomi. Andiamo con Zucchero, in mezzo c'è Anastasi, De Angeli, Cinti, Cristicchi, Elisa, Elena Fralova, Giulia, Francesco Incudine, Alessio Lega, Lo Stato Sociale, Neri Marco Re, Mirko Il Cane, Motta, Carpuscio Papia, Pippo Pollina, Davide Riondino, con Enrico Ruspici, Siganda, Tosca, Davide Van Des Frost, Willy Peyote. Credo che il cast sia notevole, ci sarà anche una co-conduzione delle serate del nostro mitico Antonio Silva con Morgan, che credo che tutti sappiate chi sia e cosa rappresenta. Quindi insomma il programma, credo che tu che sei navigato in questo settore possa confermare che il programma c'è. Grazie.